Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video insolito, Adrenalinas at Home. Oggi andiamo a vedere un microonde, proviamo insieme, e praticamente da qualche giorno non mi si accende la lampadina interna, quindi lampadina, o meglio, è fiacca, quindi praticamente non fa più la luce quando viene attivato il microonde o il grill. Andiamo a vedere insieme come smontare, aprire per poi sostituire la lampadina. Ma prima di tutto, sigla. Ragazzi, siamo qui con una Whirlpool Dual Crisp Technology, grill e microonde, chiaramente 800 watt la potenza massima, e niente, praticamente, come dicevo, all'interno la luce non c'è, quindi comprata da 6-7 mesi, sta in garanzia, è vero, ma qualora magari vi succeda anche a voi, consiglio, se siete un pochino pratici, risolvete subito in pochi minuti, piuttosto che rimandarlo indietro, aspettare il centro assistenza, passano dei giorni, a casa rimanete senza, e quindi crea disagio, ecco. Io provo ora da solo ad aprirlo, e la cosa che dico a tutti voi, dobbiamo andare a vedere insieme che lampadina c'è all'interno, però la cosa principale è smontare il coperchio è questo bianco, questa copertura bianca, tramite queste viti, due di qua, due dall'altra parte, e poi ha dietro altre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 viti. La cosa principale, attenzione, staccare la spina, questo è fondamentale, ragazzi. Perché sennò rischiate di prendere la scossa, ok? Mi raccomando, staccatela. Staccate la spina dalla corrente. Ok, avrete bisogno di un cacciavitino a croce. Ce l'ho qui. Normalissimo cacciavite a croce. E iniziamo a smontare le viti. Attenzione a non perdere, una volta smontate, mettetele da parte. Proviamo, ragazzi, non l'ho mai fatta come operazione, ma come sapete già, come faccio anche nei motori, nelle auto, nelle moto, biciclette, eccetera, provo, apro, vedo e poi arrivo magari alla conclusione e al risolvere il problema, ecco. A volte sì, a volte no, però ecco, questa è un'operazione che potete fare tranquillamente anche da soli, fai da te, indipendentemente uomo, donna, bambini, no, chiaramente, ecco, in due minuti neanche abbiamo tolto tutte le viti tramite un cacciavitino a croce. Come vedete qua già fa pressione e tende ad aprirsi. Vediamo se è tutto inquadrato. Ora. Bene. Non dovete fare altro che tirare su, cercare di scastrare, ecco, la parte posteriore, quindi tirare su, e poi dopodiché sfilare verso il dietro, quindi sfilare verso la parte posteriore del microonde, del forno a microonde. Quindi tiriamo su, ok,
volta smontato, vedete, la lampadina ha queste due piastrine, quindi la lampadina microonde, praticamente tirate su le piastrine, quindi una, due, e sfilate la lampadina. Vedete che non è una lampadina normale, ha questi due attacchi diagonali, ok? Noi stacchiamo, quindi uno, ricordatevi il verso, quindi con gli attacchi verso il basso, e lasciate i fili così ve li ricordate, positivo e negativo. Questa è la famosa lampadina. Allora, io ho ordinato su Amazon due per la modica cifra di 15 euro 14,90, e vi metto qui in descrizione il link, così potete, se vi serve, qualora fosse la stessa lampadina, perché dovete verificare gli attacchi, se sono questi diagonali o se sono due dritti vicini o se sono due larghi contatti, quindi sono diversi, quindi attenzione, fate attenzione appunto a questa tipologia di attacco. Allora, cosa dobbiamo fare? Nient'altro che, tanto ce ne serve una in giù, come abbiamo detto, riattacchiamo gli spinottini e qua infiliamo la sua e riabbassiamo le piastrine, quindi uno e due, ok? Ci siamo. Ora, per fare la prova, basta attaccare la spina, quindi andiamo ad attaccare la spina. Attaccata la spina, andiamo a vedere ora la lampadina, quindi se apriamo chiaramente lo sportello si dovrà accendere e, come vedete, la lampadina tra l'altro è anche luce fredda bianca, quindi perfettamente accesa, si vede anche da qui, guardate, chiudo e si è spenta, riapro lo sportello, la lampadina, l'effetto è molto bello. Bene, qualora il video vi sia piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati e mi raccomando, seguitemi su questa nuova sezione del canale che è Adrenalinaz at Home per altri lavoretti, fai da te, altre riparazioni, consigli e soluzioni, e quindi andremo a vedere insieme come fare. Un saluto a tutti, Adrenalinaz, ciao!